vado anche a sistemare le cose. Non è mica facile scrivere un pezzo contro le donne, cioè no, sulla violenza delle donne, le donne violenti, cioè contro le donne violenti, no, no, aspetta, le donne che ci violentano, contro la violenta, la violenza, violenza, che poi cos'è la violenza se non l'essere viola? Cioè voglio dire, se uno è scemo, c'ha la scemenza. Quindi se uno ha la violenza, ha una viola, magari una viola da gamba, ma non nel senso dei calci, ma di quelle che hanno le corde, l'archetto, quelle che si suonano così. Quelle che magari le suoni a letto perché ha una viola da camera. Una viola del pensiero. Chi viola il pensiero? Anzi, un momento, questa è una questione importante, spostiamo l'accento su questa cosa. Chi viola il pensiero? Questa sì che è una violenza, come ci si permette di violare il pensiero? I pensieri sono inviolabili, pensieri, pensate ai pensieri, pensi ieri, pensi oggi, pensi domani, pensi da villa, cioè tipo era un po', era giochi di mani, giochi domani, me lo diceva sempre l'allenatore dei portieri la domenica mattina prima della partita, gioca di mani, cioè, gioca domani, grazie tanto, domani lunedì non gioco mai. Ma torniamo alla questione principe, anzi direi regina, se no va tutto a rotoloni. La verità è che noi uomini di sesso maschile dobbiamo sensibilizzarci, mettere in moto i sensi, ma in tutti i sensi, cioè metterci in moto, tranne nel senso che se vediamo rosso con una striscia bianca, lì meglio di no perché è senso vietato. E bisogna stare attenti se ci mettiamo in moto perché tirano via i punti della testa del benzinaio. Poi siccome a me mancano due pieni per prendere due borsoni dalla palestra, per favore fate attenzione. Che poi bisogna finirla con tutti questi maschilismi, queste frasi fatte, fasi fratte, fratti fasi, tu fatti le frasi tue, che poi vorrei sapere da chi sono state fratte e soprattutto cosa c'è al denominatore. Frasi fatte, proverbi, pronomi, proaggettivi e problemi vari se vediamo una donna al volante che si dice pericolo costante. Il pericolo, sono tante, specie se poi si tratta di donna volante che ti attacca dall'alto in picchiata e noi siamo pure senza contraerea. Pericolo costante nel senso di quanto ci costa poi ingoiare l'orgoglio e anche qualche aspirina. Magari andare a chiedere scusa per la gaffa del pericolo costante, magari con un bel mazzo di fiori, ma anche cuori o quadri. Di picche, meglio di no se ci teniamo alla pelle. Pericolo costante, pericolo contante direi anche, perché un mazzo di fiori mica è gratis. Poi, si dice che chi dice donna, dice da, cioè chi dice donna, lo dice da, cioè da anni che dice donna, no? Quanti anni? Da quando sei nato, cioè la prima di tutte è la mamma. E di mamma ce n'è una sola. No, nel senso che lì, di mamma, ce n'è una sola, quindi se i figli, magari i parenti, li fanno un po' di compagnia, molto gentile. No, attenzione perché devo fare un appello. Marco, presente, a posto. Un appello perché si parla tanto di uguaglianza dei generi, parità dei sessi, ma quale parità e parità e parità? La parità dei sessi non esiste, lo sanno molto bene gli uomini che frequentano le docce degli spogliatoi maschili. Provate a guardare bene. I sessi non sono tutti uguali. Anzi, se ci fosse la parità dei sessi, ci risparmieremmo tante di quelle insicurezze, che poi si sa parte tutto da lì. L'ego dell'uomo è proporzionale alla dimensione della sua autostima. Se sei un vero uomo, devi farlo vedere. Non in quel senso vietato lì che poi ti tolgono i punti, ma è una continua dimostrazione. Prendete per esempio quel gioco lì da tirare pugni a Luna Park, la palla con tutti gli aghi intorno che poi ti pungi, il pungiball. Fai vedere che sei un vero uomo, cioè tira un bel pugno. Io lì di solito vado via perché mi hanno insegnato che i veri uomini non picchiano. Anche se poi passo sempre dalla parte del pollo. Il problema è quale parte del pollo, il petto o la coscia? Ma cos'è questo? È sessismo da macelleria. Pensi lei piuttosto alla sua di salsiccia che, come dicevamo prima, era l'origine di tutti i mali. Il male e il bene, cioè il male e il bene, cioè il male è il bene. Del resto, la violenza sessuale non è forse il peggior reato penale?